18:20 di nuovo in diretta per la seconda parte di Pomeriggio da Campioni. Parleremo ancora di calcio, ci colleremo con il nostro Stefano Mattei per le ultimissime da Malmo alla vigilia di Malmo-Juventus. Ora però concentriamoci su una corsa molto particolare. Abbiamo degli ospiti con cui parlare di sport e solidarietà, ma soprattutto di un'iniziativa che si chiama Vivi Città in Libano. Eh sì, perché lo sport per la pace e la convivenza, queste sono le parole importanti per raccontarvi di questo progetto che concretamente potremo vedere domenica 30 novembre, perché si corre a tiro Vivi Città 2014 in Libano. Abbiamo qui Antonio Lieti, responsabile grandi iniziative nazionali WISP. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. E Massimo Tossini, responsabile progetto sport e Dignity. Buon pomeriggio anche a lei. Vogliamo subito parlare di questo, che è un grande appuntamento di sport, ma anche un grande appuntamento di vita, possiamo così dire. Certamente. Noi siamo arrivati in Libano nel 2008, dopo la guerra, organizzando appunto questa corsa Vivi Città, una corsa per la pace. E stando in Libano poi abbiamo cominciato a conoscere bene la realtà libanese, abbastanza complessa, e praticamente abbiamo iniziato a lavorare in collaborazione con la cooperazione italiana e con URWA, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, nei campi palestinesi del Libano. E per la prima volta appunto abbiamo organizzato questa corsa all'interno di 5 campi per i bambini. Abbiamo cambiato un po' target, diciamo la prima corsa era stata organizzata per tutti, era una corsa aperta a tutti, e invece abbiamo iniziato a lavorare con bambini e bambine, perché poi loro saranno il futuro, insomma. E andando avanti poi negli anni abbiamo cercato sempre più di integrare, cioè abbiamo portato questa corsa fuori dai campi palestinesi, cercando appunto di integrare bambini palestinesi, libanesi e ora anche siriani, perché in Libano negli ultimi anni c'è stata una massiccia arrivo di rifugiati siriani che scappano appunto dalla guerra. Il confine siriano da Beirut sta a circa 150 km, molto vicino. E negli ultimi anni c'è stato un afflusso di rifugiati, si parla di 1 milione di rifugiati su una popolazione residente di 4 milioni di abitanti, per cui una percentuale altissima. E ci sono questi appunto anche bambini, chiaramente sono arrivate famiglie intere, e praticamente noi cerchiamo attraverso lo sport di far passare, diciamo, a questi bambini una giornata diversa da quella che è la loro quotidianità. Partecipano anche i militari italiani. Sì, perché a tiro c'è il contingente militare dell'ONU di pace e l'Italia ne è coordinatore in questo momento. E quindi domenica ci saranno non solo loro, ma ci sarà anche la municipalità di Tiro, e quindi il sindaco, che ovviamente parteciperanno a questa iniziativa, e tutto sommato ci riempie anche di soddisfazione stare insieme ai nostri militari, che svolgono un'opera molto importante per garantire pace in quella striscia di terra fra Israele e Libano, che è molto importante, e direi anche purtroppo il Libano stesso, ma insomma in quella striscia c'è sempre molta difficoltà. WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, la scelta di Tiro non è casuale, è una città molto vicina al confine israeliano, anche questo vuole essere un messaggio. Ma vuole essere un messaggio. Tutti i campi, diciamo, profughi palestinesi sono concentrati nelle vicinanze delle grandi città del Libano. Come diceva Massimo Tossini, nelle città ovviamente c'è un problema di integrazione, ma di convivenza. A Tiro, tutto sommato, c'è meno, come dire, meno difficoltà che non altrove. Proprio perché c'è un quadro di riferimento, diciamo, di supporto, di copertura, che ovviamente ci fa, come dire, stare
più tranquilli nello svolgere questa manifestazione, perché ci sono città a nord, specialmente del Libano, che abbiamo dei grossi problemi, compreso anche Saida, quindi la città di Sidone, che tutto sommato andremo il 28 comunque, ecco, a fare attività. Ci sarà un'iniziativa di sport e solidarietà che anticiperà poi quella del, esatto, 30. Proprio in questa, a Sidone. Che quindi, farete? Anche qui faremo un'attività per ragazzi, ma compreso anche diversamente abili, dei ragazzi diversamente abili, faremo fare sport nel centro, volevo dire, sportivo della città di Sidone, che fa riferimento ad un progetto che noi portiamo avanti per una buona parte del periodo.